un ritorno a casa, si può dire, in tutti i sensi, anche in provincia di Pistoia. Oggi qui ti ha visto un po' crescere, ma soprattutto ritorno all'Astana, no? Che aspettative ci sono? Quali sono gli obiettivi? Ma ancora non abbiamo parlato per obiettivi, quindi questo è stato soltanto due giorni, diciamo, per conoscerci un attimo, parlare, prendere un po' di misure di abbigliamento, vestiti, del materiale tecnico e anche per quanto riguarda i prossimi materiali, per quanto riguarda le bici, quindi un riavvicinamento. E niente, quindi questa zona la conosco molto bene, sono cresciuto ciclisticamente proprio in questa terra, in Toscana, e quindi è sempre piacevole ritornare qui. E vediamo, nei prossimi mesi sicuramente faremo dell'ottimo lavoro. Senti, invece, questo è a livello sportivo, a livello invece tuo personale, no? Che sensazione è tornare in una squadra che ti ha visto protagonista per tanti anni? Ah no, la sensazione è comunque molto bella. È chiaro che tante cose sono cambiate anche per quanto riguarda il team, si sono un po' rinnovati, hanno aggiunto tante cose nuove, quindi quando si riparte anche con un anno nuovo si riparte quasi sempre un po' da zero, e tutte queste novità comunque poi sono un po' delle curiosità, e quindi come ho detto c'è tanto lavoro da fare e nei prossimi mesi si inizierà a fare sul serio. Pensi di finire la carriera qui all'Astana? Ma vediamo, non lo so, intanto mi godo questo riavvicinamento e poi vediamo. Senti, Montecatini, come la vedi dopo un po' di tempo che non ci tornavi? Ma peccato che questi due giorni il tempo è stato un po' così, però giusto appunto io sono arrivato un giorno prima, c'era veramente un bel po' di sole, però Montecatini è sempre un po' la stessa, sempre un po', come dire, un fiore all'occhiello della Val di Nievole, ed è sempre piacevole proprio ritornare qui e visitare la città. Da domani cominciate il lavoro, quali sono i programmi? No, da domani cioè praticamente finisce oggi questo piccolo raduno e prossimamente aspettiamo i primi di novembre in modo da poter poi essere liberi anche contrattualmente di utilizzare nuovi materiali e poi si parte.